Sono qui perché fra poco ci sarà la proiezione di Mai, il corto per la regia di Giulio Poidomani, e porto un carico di gratitudine per poter essere proiettati qui. Ne avevo sentito parlare, però in questi anni mi è capitato poco di star qui e sono tornato da pochi mesi e quindi non ero mai riuscito a partecipare come spettatore. Ho studiato a Roma, ho fatto l'ausilio d'amico e poi ho iniziato a lavorare principalmente in teatro. Mi sono concentrato su quello che un po' viene definito l'avanguardia, ok? Almeno lo è stata negli anni 2000, quindi lavorando con Emma Dante, teatro di ricerca, con alcuni suoi attori storici, Sabino Civilleri, Manuela Rosì. Contemporaneamente ho seguito anche un percorso invece un po' più convenzionale, lavorando all'Elfo di Milano con delle compagnie contemporanee, sono teatro contemporaneo però in maniera un po' più classica, ecco. Da lì mi è venuta un po', mi è sorta l'esigenza, la necessità di far qualcosa di mio. Qualche anno fa ho fatto uno spettacolo, l'ho scritto e diretto, spettacolo, insomma, ha viaggiato per un po'. Nel frattempo ho fatto anche delle cose invece in cinema e TV, che è una roba che mi interessa molto. Soprattutto negli ultimi anni ho cercato di concentrare le energie in quella cosa. No, in questo momento sto studiando perché mi sono iscritto all'università. Abbiamo degli altri progetti con Giulio e Isabella, ma al momento sono idee, belle idee, ma di concreto non c'è nulla. Dovrei avere in uscita una serie, pari a settembre, per Rai, che però continua a slittare da un anno e mezzo, che si chiama Catturandi, che sarà girata qui a Palermo, quindi un'altra delle rare occasioni in cui ho potuto fare il mio lavoro a casa mia.